Il patrimonio dell'archivio storico della comunità ebraica di Roma. La figura di Bob Dylan tra ebraismo e recenti successi. La storia di Myriel Noll. Buongiorno e bentornati all'appuntamento settimanale con Shalom Channel, la prima web TV ebraica italiana. Apriamo questa edizione andando alla scoperta dell'immenso patrimonio culturale conservato all'interno dell'archivio storico della comunità ebraica di Roma. Una finestra sugli oltre 2000 anni di storia degli ebrei nella capitale. Registri, testi sacri, antiche pergamene, documenti, fotografie e tante altre testimonianze di ogni genere per centinaia di fondi e migliaia di immagini è il patrimonio di inestimabile valore conservato nell'archivio storico della comunità ebraica di Roma, una finestra sugli oltre due millenni di storia degli ebrei nella capitale. È un archivio prevalentemente amministrativo, contabile, ma ha anche elementi importantissimi come le ketubot, ma anche gli apparati effimeri e elementi legati alla mistica, alla cabalistica. L'archivio storico della comunità ebraica di Roma conserva documenti davvero molto antichi, molto importanti, anche nella biblioteca. In particolare, ad esempio, c'è un volume del 1540 in cui si trovano indicazioni sulla liturgia ebraica romana, scritte da Rav Treves, e è un pezzo unico, quindi chiunque voglia studiare la liturgia ebraica romana deve studiare questo volume. E poi abbiamo altri volumi importantissimi, tipo uno del 1325, una Torah, in cui ci sono delle micrografie in ebraico che riproducono gli oggetti che erano usati nel Tempio di Gerusalemme. Questo è sempre un libro masto del 1700 in cui sono registrati i conti della comunità ebraica. Noi li abbiamo con ovviamente dei buchi documentali, però per un lunghissimo arco di tempo possiamo ricostruire come è stata gestita la comunità ebraica di Roma, anche dal punto di vista della tassazione. L'archivio storico conserva la documentazione delle confraternite, conserva in particolare anche i documenti della confraternita Talmud Torah. La confraternita Talmud Torah era quella che garantiva la scolarizzazione, l'educazione, l'istruzione e l'educazione scolastica dei bambini all'interno del ghetto. Qui vedete sono le nascite dell'Ottocento, del Settecento, in cui sono addirittura registrate le sinagoghe di appartenenza, per cui si può anche capire a quale, se erano castigliani, catalani, di scuola siciliana, di scuola nuova, di scuola tempio e così via. Abbiamo i circoncisori, sappiamo, quindi tutta una serie di notizie importanti su come funzionassero alcuni aspetti della vita quotidiana della comunità ebraica di Roma, per cui insieme alle nascite abbiamo ovviamente i contratti di matrimonio, ma le stesse ketubot. E nell'archivio storico della comunità ebraica di Roma abbiamo anche un archivio musicale con gli spartiti delle musiche suonate e cantate al tempo delle cinque scuole, quindi nel periodo del ghetto, e tuttora cantate nel Tempio Maggiore. Abbiamo anche un archivio fotografico con le fotografie che mostrano le trasformazioni dell'area del ghetto, quindi parliamo di tra fine 800 e fine 900. È una documentazione che parla delle relazioni fra ebrei e non ebrei con le varie istituzioni, non è una storia dell'antigiudaismo o dell'antisemitismo, è una storia di una popolazione. Un patrimonio che si arricchisce di continuo e che l'assessorato alla cultura della comunità è impegnato a far conoscere con visite, pubblicazioni, conferenze, presentazioni di libri, mostre e tanti altri strumenti. L'obiettivo dell'assessorato alla cultura e dell'archivio storico è quello di far conoscere non solo ad esperti e studiosi, ma anche ad un largo pubblico, i tesori del nostro archivio e della nostra biblioteca, che rappresentano uno spaccato importante del più antico gruppo confessionale di Roma. Stiamo cercando di favorire la conoscenza di questo patrimonio culturale anche attraverso l'uso dei social network e l'incremento dell'uso di questi, per esempio con la creazione della nuova pagina Instagram o con l'incremento della nuova pagina Facebook. Nell'ultimo periodo abbiamo fatto importanti acquisizioni di fondi archivistici di famiglie, restauri di antichi manoscritti e fonti a stampa, e dunque stiamo incrementando, per mostrare tutto questo materiale, le visite nel nostro archivio, naturalmente rispettando tutte le misure di sicurezza.
Potrete trovare una versione più ampia del servizio sul nostro canale YouTube Shalom Channel nel corso della prossima settimana. Cambiamo argomento adesso. Nella sua rubrica di cinema e spettacolo, Donato Moscati ci parla di Bob Dylan a circa 2 settimane dalla pubblicazione del suo ultimo disco dal titolo Rough and Ruddy Ways. Oggi parliamo di Robert Allen Zimmerman, il menestrello d'America. Parliamo di Bob Dylan. Cantante, musicista, scrittore e poeta. Ha segnato più generazioni con il suo modo innovativo di fare musica. Nasce nel 1941 in una cittadina del Minnesota. I suoi genitori sono ebrei di origini ucraine e lituane. Dirà: sono ebreo, questo influenza ogni giorno la mia poesia, la mia vita, in modi che non posso descrivere. Ma il suo rapporto con la religione resterà sempre controverso, tanto che negli anni 70 si converte al cristianesimo, per poi, dopo pochi anni, tornare all'ebraismo. Gran parte della sua produzione si rivela intrisa della sua religione d'origine. Spesso nei suoi testi compaiono citazioni bibliche o riferimenti al Talmud, come in Blowing in the Wind, con alcuni riferimenti ai testi di Isaia ed Ezechiele, o in Highway 61, quando racconta a modo suo il sacrificio di Isacco, una metafora generazionale in cui i padri sacrificano i figli durante la guerra del Vietnam. Dylan coltiva anche un grande affetto per lo Stato di Israele, a cui dedica nel 1982 la canzone Neighborhood Bally, durante la guerra in Libano. Celebre la sua foto con i tefillin, scattata da sua moglie Sara durante il bar mitzvah del figlio. Si oppone con forza al BDS, il movimento di boicottaggio, senza cedere alle pressioni per cancellare alcuni concerti in Israele. Centinaia di canzoni. Il suo ultimo album, uscito il 19 giugno scorso, sta scalando le classifiche di tutto il mondo. Nella sua carriera anche decine di premi e onorificenze. Nel 2016 riceve il premio Nobel per la letteratura, per aver creato una poetica espressiva all'interno della grande tradizione canora americana. Ma in perfetto stile Bob Dylan non andò a ritirarlo. Ironico, sornione, strafottente, Bob Dylan ha raccontato decenni di storia americana, dalla Beat Generation alla guerra del Vietnam, dai diritti civili alla protesta giovanile. Ha attraversato epoche cambiando generi, registri e influenze. Ha prodotto alcune pietre miliari della musica mondiale, ma soprattutto ha cambiato il modo di pensare i testi musicali. Ha rivoluzionato il linguaggio del rock, portando la letteratura nei testi delle canzoni. Parliamo di antisemitismo adesso. Ricorderete la storia di Mireille Knoll, assassinata in casa a Parigi nel 2018. Fabiana Magri ha incontrato per noi sua nipote Karen Brosch, impegnata nella lotta all'antisemitismo, nella difesa di Israele e nella conservazione della memoria. Tutto nel nome della nonna. Aveva 85 anni ed era sopravvissuta alla Shoah. Nata nel 1932, Mireille Knoll ha 8 anni quando un compagno di classe la chiama sporca ebrea. È il primo insulto antisemita che sente. Si offende moltissimo per la parola sporca, ma ebrea non ha alcuna idea di cosa significhi. Il 16 luglio del 1942 sfugge assieme alla madre al rastrellamento del velodromo d'inverno. È la vicenda narrata nel libro e nel film La chiave di Sara, una delle pagine più oscure nella storia di Francia. Mireille sopravvive alla Shoah. Grazie al passaporto brasiliano di suo padre scappa e si nasconde in Portogallo, ma alla fine della guerra torna a Parigi. È morta il 23 marzo 2018, aggredita in casa sua perché ebrea. Mia nonna è stata assassinata da un vicino musulmano al grido di Allah Akbar, accoltellata 11 volte e poi bruciata. Anche Karen Brosch, nata e cresciuta a Parigi, ha salutato la Francia e la nonna nel 1997 per trasferirsi in Israele. Nell'esercito è diventata comandante di un'unità di intelligence, grande motivo di orgoglio per Mireille. Oggi Karen è ambasciatrice del ricordo di sua nonna e della lotta all'antisemitismo. Venendo fuori dalla Shoah, potresti pensare che sia stata voltata una pagina della storia, che siamo diventate persone migliori, che viviamo in un mondo migliore. Ma la giudeofobia non è terminata con la guerra. La giudeofobia è viva e si nutre di bugie e di odio ogni singolo giorno. L'antisemitismo è contro le popolazioni semitiche, ebrei e non ebrei. Io parlo di giudeofobia, l'odio per gli ebrei, ma entrambi sono estremamente vivi in Europa adesso, sia l'antisemitismo come forma di odio per gli immigrati, sia la giudeofobia, ed entrambi portano morti. Di fronte a platee di tutto il mondo racconta la storia di Mireille Knoll.
Poi Karen Brosch conclude sempre con un avvertimento. Sono qui oggi per raccontare la mia storia a voi e al mondo, così che sappiate che non è finita. La lotta è molto viva. L'odio è ancora molto, molto vivo. Per oggi è tutto. Vi ricordiamo che potrete rivedere le passate edizioni del nostro notiziario sul nostro canale YouTube Shalom Channel e inoltre andate sul nostro sito www.shalom.it e su tutti i nostri social per ogni aggiornamento quotidiano. Buona settimana e Shalom!